Marcello De Vito, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle proprio al Comune di Roma, Esatto, quindi oggi, da oggi Roma avrà un nuovo governo e vediamo. Lei finora non l'ha avuto per 2 anni, quindi non pensiamo che un rimpasto possa essere la panacea dei mali. Ci vuole un programma serio e persone in grado di farlo. Ad oggi, dopo 2 anni, quindi mezza consigliatura non si è visto. Ma perché voi non date una mano a Marino? Ma guardi, noi mano l'abbiamo sempre data, nel senso che proposte ne abbiamo fatte, abbiamo fatto numerosissime mozioni, oggi ne ho portata anche una che abbiamo fatto all'inizio della consigliatura su ATAC, proprio per andare a colpire gli sprechi di ATAC. Questa mozione passò all'unanimità e non è mai stata attuata, quindi non siamo noi che non abbiamo dato a Marino, noi abbiamo fatto vedere come si doveva governare questa città, come la governerebbe il Movimento 5 Stelle e come la governerà il Movimento 5 Stelle, questa maggioranza che non è stata in grado. Quindi la risposta a Renzi è in questi primi 2 anni, dove abbiamo visto nella migliore delle ipotesi di servizi nella peggiore mafia capitale. Questo ha fatto vedere il PD ai romani. Va bene, conta, però ancora non c'è per esempio la relazione di Alfano, quindi può anche essere che insomma ti danno questo contentino e poi dopo quella relazione... Sì, quello si vedrà, anche quello se... Quello è uno spartiacque, davvero. Già dalla relazione della commissariale insomma si evince che ci sarebbero dei presupposti seri per dichiarare il commissariamento del Comune. L'atteggiamento di Sella ci sembra assolutamente ipocrita, perché Sella per 2 anni ha governato con questa maggioranza, quindi ha fallito con questa maggioranza, ha approvato i peggiori provvedimenti, ha votato contro l'acqua pubblica, ad esempio il PD, ha fatto passare la delibera di svendita del patrimonio immobiliare, che ne dicesse la deputata, 28 febbraio di quest'anno, ed oggi dichiara un appoggio esterno che francamente non comprendiamo che senso abbia, perché se non si è d'accordo, siamo come sempre, quindi come vede non sui temi, non sui provvedimenti necessari per la città, ma come sempre tutto si riduce a una mera piega spartizione di poltrone. Concordo con quello che diceva la deputata prima, hanno fallito entrambi, hanno fallito sia Alemanno che Marino, e proprio il MEF che lei citava ha bocciato Marino sotto il profilo dei conti. Alemanno e Marino hanno mal governato questa città, hanno portato avanti degli sprechi enormi nel bilancio del Comune di Roma. Noi abbiamo individuato, e la stessa Giunta riconosce, 600 milioni di sprechi su un bilancio di 5 miliardi, e nonostante questo, nonostante il fatto che i romani paghino le tasse più alte d'Italia, sì, l'IRPEF allo 0,9, la tassa rifiuti che è la più alta d'Italia, noi abbiamo dei disservizi. Le tasse più alte d'Italia, cioè quella a cui ho fatto riferimento, lo 0,9 di IRPEF, lo paghiamo nella quota dello 0,4 che cuba, come si dice, 200 milioni per pagare i debiti lasciati da Veltroni nel 2008 alla gestione commissariale, cioè una rata di 200 milioni che pagheremo fino al 2050. ATAC è l'emblema di questi sprechi. ATAC è un'azienda sostanzialmente... Che poi ancora non abbiamo scoperchiato l'AMA. Che è una gemella di ATAC, sì, certo. Comunque è dove ci sono 90 milioni di sprechi riconosciuti proprio dalla Giunta nel piano di rientro su 800 milioni. ATAC è un'azienda che è monopolista del settore all'80%, ma che al 20% ci guadagna, e questo è un sintomo, e perde 200 milioni di euro all'anno. È impossibile perdere da monopolista 200 milioni. Abbiamo visto che c'è l'80% che non paga il biglietto. Ma non è solo quello, c'è un'evasione alta, altissima. Ma ci sono anche molti sprechi che tanto Veltroni, tanto Alemanno, tanto poi Marino hanno perpetrato nonostante le nostre mozioni passate. Mi riferisco al numero di dirigenti, alle consulenze, agli arbitrai da decine di milioni di euro. Ed è chiaro che se tu porti avanti e perpetri questi sprechi, poi non hai soldi per fare gli investimenti, quindi per investire nei mezzi. ATAC sulla Roma Giardinetti, sulla Roma Lido, sulla Roma Viterbo, i cittadini a cui sto parlando sanno quello che sto dicendo, ha delle vetture che sono del 1931, vecchi di 85 però anni. Però l'antiquariato va sempre. L'antiquariato va sempre, però nei servizi non è il massimo, magari va bene per una mostra, però per la qualità dei servizi non è il massimo. Oppure ha gli autisti, che sono meno della metà del personale, 5.800 su 12.000, certo, laddove un'azienda di trasporto dovrebbe essere il rapporto 1-12, come è la concorrente di ATAC. Certo, è chiaro che se tu perdi questi sprechi... Però guidano poi anche molto, molto meno. Insomma, c'è tutto anche questo è una cosa da smentire. Stanno sul livello della normativa europea, cioè il turno da 6 ore e 10, peraltro ora gli è stato portato anche a nastro. E gli autisti non si possono godere
tra gli 80 e i 100 giorni di ferie, visto che il servizio viene coperto con un 30% di straordinari. Qualche anno fa gli autisti erano 7.000 sul personale di ATAC, oggi sono 5.800. Sulla questione degli straordinari poi ci sarebbe molto a parlare, insomma, sugli accordi che sono stati fatti in passato anche col sindacato. È chiaro che se si portano avanti gli sprechi di questa azienda, perché gli sprechi cosa sono? Sono clientele, sono voti. ATAC è stato un bacino di voti, come AMA, come le altre società municipalizzate, poi non puoi fare gli investimenti che sono necessari e poi arrivi al fatto di dire, beh, va privatizzata. Perché il pubblico chiaramente non funziona, quindi oltre al danno anche la beffa, perché un privato non porterà una migliore qualità del servizio. Chiaramente... Maria ha detto che non vuole proprio aprire il privato, vuole un socio, insomma ha fatto un po' marcia. Volevo andare in Albertini. Cioè le aziende dando dei servizi hanno un rapporto di efficienza tra il costo del sistema e la qualità di quello che offrono che deve essere accettabile, e Roma è un disastro. Guardi, se posso interloquire, ad esempio l'azienda di Milano, appunto l'ATM, ha un numero di dirigenti limitatissimo. Se non vado errato sono due, a Roma, erano quasi 100, esatto, ora sono fra i 70 e 80. Ma queste cose sono state fatte avvenire, non è che sono capitate perché il destino ha voluto che avvenissero. Perché si dice che non abbiamo dato una mano a Marino, gliela consegno. Ci sono stati degli amministratori che l'hanno trasformata. Tanto con il comunicato, tanto riguarda il dispositivo della mozione che troverà la seconda pagina, che appunto prevedeva un taglio dei dirigenti e dei criteri più efficienti. Attribuzione delle premialità, visto che prendono 200.000 euro all'anno anche con premi, con criteri di attribuzione. Anche se non fanno niente. Noi dicevamo, diamogli i premi, ma diamogli il risultato. L'azienda deve conseguire dei premi. Il premi con risultato non esiste. Recuperiamo però quello che io volevo dire è qua, questa mozione è rimasta ottime cose, però non è che un dirigente uno lo manda a casa, credo, da un oggi al domani. Insomma, ci sono delle tutele, delle garanzie. Si può fare, bisogna vedere gli accordi con i singoli dirigenti. Abbiamo però la pubblicità. Si possono rivedere i criteri di attribuzione della premialità, perché in taluni casi sono ridicoli, ad esempio la puntualità, invece bisogna legarli ai risultati. Questa crisi, perché è una crisi profonda, e di parlare degli impiedi, cioè è fuori di testa. Questa è una città che non riesce neanche a far funzionare due linee del metro. Due! Vorrei ricordare che siamo l'unico gruppo che ha votato contro le Olimpiadi. Comunque ha ragione. Beh, cioè, però dà anche una via d'uscita, cioè facciamo una specie di governo di unità nazionale su Roma. Non ci vuole una persona sola, purtroppo questo concetto che la persona sola possa risolvere i problemi in Italia è stato deleterio, lo è anche oggi con un premier che decide da solo e con un sindaco che ha non deciso da solo, nel senso che si è totalmente isolato, ci vuole una squadra, ci vogliono delle idee, ci vuole un progetto serio di rigenerazione per questa città. Il Movimento 5 Stelle ce l'ha e lo applicherà. Vorrei anche dire che mi risulta difficile comprendere che Renzi non sia uscito indebolito da questa vicenda, perché a Roma ha governato, o meglio, non ha governato il Partito Democratico. Su questo c'è un concetto, scusa se mi inserisco, un conto su immagine nazionale, ci sono due assessori della Giunta che, almeno a quanto leggiamo, sono smaccatamente renziani e oggi stanno uscendo, cioè Improda e la Scozzese. Sono usciti, tra l'altro, con grandi polemiche, la Scozzese anche su proprio le affidamenti, senza le gare. Esattamente, infatti proprio a questo volevo arrivare. Con Improda abbiamo visto 90 milioni di euro dati in più a Metro C con un accordo, l'ennesimo che ha fatto lievitare i costi di quest'opera che saliva di un miliardo, 90 milioni per le riserve. Con 90 milioni cosa avremmo potuto fare a Roma? E avremmo potuto prendere 1200 autisti e prendere 350 mezzi nuovi per l'ATAC. Però tanto per dirne una. La metropolitana? Che comunque è una cosa assolutamente un'opera, no, perché quei costi, come gli diceva l'assessore Morgante, che hanno mandato via magistrato di Corte dei Conti e assessore al bilancio, quei costi non erano dovuti a Metro C per le riserve. Metro C è un general contractor, non è che può fare le riserve come se fosse un normale appaltatore. Quei costi non dovevano essere previsti nel corrispettivo dell'opera, eppure gli sono stati dati. Venendo alla Scozzese invece, ha approvato l'ennesimo bilancio, appunto come si faceva riferimento, per il quale è stato necessario un salva Roma, cioè il salva Roma Ter, il decreto 16, con cui gli sono stati dati 300 milioni. Cioè il secondo bilancio marino, ci sono 300 milioni in più di tasse e 300 milioni di salva Roma. È malposta, no? Cioè una negatività rispetto a Roma, un fatto che Roma non ce la possa fare. Guardi, lei può buttarla su come la vuole, perché se fosse così facile governare, voi dove avete provato a governare avete fallito. Io penso a Parma e penso nelle città. Nei vari comuni togliamo la tassa, quindi voi non è che togliete le tasse. Volevo completare, cioè nessuno nega che il sindaco sia stato legittimamente eletto 2 anni fa, però dobbiamo vedere quello che ci ha fatto assistere in questi 2 anni.
Cioè abbiamo visto Mafia Capitale, un suo assessore arrestato, e Marino a giugno 2013 dichiarava che era persona di sua fiducia, presidente dell'Aura arrestato, presidente di gruppi arrestati, presidenti di commissione arrestati. Questa è Mafia Capitale, non ce la scordiamo, perché poi si tende a scordare le cose. Nell'altra abbiamo visto disservizi, abbiamo visto Atac, che in questi due anni da quella mozione ha bruciato altri 400 milioni ed è stata portata alle soglie del fallimento. Cioè veramente, cos'altro dobbiamo vedere? E tra l'altro Marino dice, quando sono arrivato dovevamo portare i libri in tribunale, quindi altri soldi. Sì, figuriamoci dopo due anni che sono stati bruciati altri 400 milioni. Cioè, è chiaro che qua si sta persistendo in maniera pervicace in questa situazione esclusivamente per interessi personali o del partito, perché in questo momento il Partito Democratico sa benissimo che a Roma andrebbe a perdere, e si continua a mantenere. Voi? Io penso che sarebbe assolutamente giusto e meritevole. Non abbiamo Se si candida Candiani, diciamo che non siamo gli artefici di questo fallimento, è stato un fallimento di destra e di sinistra. Ma forse voi non siete gli artefici di questo fallimento, perché vi tirate fuori sempre. Ma non è questo tirarsi fuori, questi esseri siamo responsabili. Voi avete paura a prendere qualsiasi posizione. Noi siamo convinti. La politica è scelta, Convinti che potremmo veramente ben governare questa città. Abbiamo un programma. Abbiamo individuato dove sono gli sprechi, i soldi nel bilancio del Comune di Roma ci sono non meno di 600 milioni di euro con cui la politica romana, partendo da Veltroni, Alemanno e Marino, ha campato, come diceva Albertini, con cui sono state finanziate le clientele, quindi voti, bacini elettorali. Questi soldi bisogna andarli a recuperare e metterli a servizio, metterli sulla mobilità, metterli per la cura delle strade, dove ci vogliono 200 milioni, a bilancio ce ne sono 40, metterli per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, che non viene fatto in questa città, nonostante Ama abbia un piano finanziario altissimo da 800 milioni, e 90 vanno in sprechi, quindi si tratta di recuperare questi soldi e metterli a servizio. Il Movimento 5 Stelle ha idee chiare su come farlo e lo farà. Di contro abbiamo un sindaco che resta imbullonato sulla sua poltrona, perché Sabini, per esclusive logiche di partito e personali, continuando irresponsabilmente a lasciare Roma senza un governo, e ripeto, anche al netto di Mafia Capitale. Qui abbiamo visto due anni di servizi, sarebbe il caso di metterci un punto. Allora, volevo che... No, brevemente sugli 80 euro, obolo del venerdì prima delle elezioni europee, è una misura che non ha funzionato, fatto sta che i consumi non sono aumentati. Più o meno con lo stesso importo avremmo potuto finanziare il reddito di cittadinanza per andare incontro a chi non ha un lavoro, cioè a 10 milioni di italiani che stanno sotto la fascia di povertà. E questo sì, però questa è la politica, no? Quando uno dice il benaltrismo, Renzi ha deciso di metterli lì. Vorrei dire un'altra cosa, a tutti piacerebbe tagliare le tasse, però come sempre siamo alla politica degli annunci di Renzi. Di contro abbiamo visto altri provvedimenti, uno è quello sulla buona scuola, tutt'altro che buona, un altro sempre per quanto riguarda le tasse sulla casa. La Malpezzi è quella, rimarrà negli annali della Camera e dice abbiamo messo la carta igienica, dobbiamo fare il disegno. Per quanto riguarda l'IMU, abbiamo visto il decreto IMU, in cui è stato infilato, come sempre, sempre fa Renzi con i suoi decreti, un provvedimento con cui sono stati dati 7,5 miliardi alle banche in forma di rivalutazione della Banca d'Italia. Riguardo alla buona scuola è evidente che si danno troppi poteri a una preside, e quindi può fare scelte di natura politica sostanzialmente.